a tutti, bentornati nel mio canale. Così come avete visto nelle foto di presentazione, oggi vi voglio mostrare come ho realizzato questa blusa, questa tunica primaverile, ma perché no anche estiva, visto il materiale che ho utilizzato, che ho scelto di utilizzare della merceria online www.filodipassione.it, la microfibra baci rubati. La trovate nelle info box di questo video tutorial. Vi lascio tutti i riferimenti al filato, ma vi dico subito che ho avuto bisogno di 180 grammi di microfibra lilla e 50 grammi di microfibra bianca. È una microfibra mista, ha una sottilissima anima in lamè argento, sia la lilla che la bianca, e erano delle rimanenze di microfibra dei progetti precedenti, quindi la maglia Prestige e la maglia Princesse. Vi lascio anche nelle info anche i riferimenti alla lavorazione di queste due maglie microfibra. Se vi interessano, le trovate nelle info box del video tutorial. Niente, io vi voglio solo far vedere la maglietta così com'è indossata. È un modellino molto ampio, molto morbido, scende giù veramente molto bene sul corpo, quindi si adatta a qualsiasi fisicità e a qualsiasi taglia. Adesso vi mostrerò lo schema di come andare a variare le maglie di avvio per realizzare delle taglie più grandi, anche se ho lavorato una taglia small, ma vedete bene che nella parte qua dello sprone già comunque rimane molto ampia, quindi può rimanere o un pochino più accollato oppure scendere giù, come in questo caso sopra la spalla. Questa è la lavorazione che andremo a fare, se vi piace il modello, se vi piace il motivo e se mi volete seguire nel video tutorial. Lavorerò con voi fino al punto in cui ho spezzato la lavorazione con la microfibra bianca e poi sarà tutta una ripetizione. Nelle info box di questo tutorial trovate 2 minuti di riferimento, uno da dove riprendere i giri per la parte della lunghezza della maglia e il secondo per dove riprendere i giri per lavorare la manica. Quindi è tutto nel video tutorial, seguirò con voi passo passo e questo è il risultato. Vi mostro la parte posteriore, sono due parti identiche lavorate in top down, quindi dal collo metteremo in sospeso le maniche e scenderemo giù per la lunghezza. Se vi piace questo modellino, seguitemi nella spiegazione passo passo e vi mando un bacio grandissimo, vi rinnovo l'invito a seguirmi sia sul mio canale che sul mio gruppo Facebook. Tutti i link di riferimento al filato, vi ricordo, unfilodipassione.it, li trovate nelle info di questo tutorial. Ciao a tutti, a presto! Eccoci qua, vediamo subito che cosa ho scelto di utilizzare per questo progetto. Io ho in casa questa microfibra che mi è rimasta dal progetto della maglia Prestige, quindi ho scelto di riutilizzarla. Sono pochissimi grammi, di riutilizzarla per lavorare questa maglia, che può essere portata sia nella primavera o comunque anche nell'estate, perché la microfibra è una fibra adatta a qualsiasi stagione, quindi si può portare davvero anche in estate, magari lavorando la mezza manica anziché la manica lunga come farò io, e a disposizione di questa rimanenza ho 180 grammi. Allora, questi sono gomitolini da 50 grammi, misurano circa 130 metri e il colore che vado ad utilizzare io è il colore 17, che è quello che ho utilizzato sulla maglia Prestige. Vi lascio magari il link di riferimento al modello se vi interessa, se volete vederla. Questi gomitolini qua sono composti un 97% microfibra e un 3% poliestere metallico. Questo poliestere non è nient'altro che questa sottilissima lamina in lurex argento che è ritorta all'interno del filato. Il filato è morbidissimo, davvero. Qua infatti riporta l'etichetta Merino Touch perché è davvero molto morbido, è analergico soprattutto, non pizzica ed è adatto anche nella lavorazione per capi da bambino, quindi si può tranquillamente indossare anche se abbiamo delle allergie particolari a determinati filati. Il filato è della Baci Rubati, della Mistrico Filati, disponibile sul sito unfilodipassione.it. Insieme a questa tonalità, chiaramente sul sito troverete anche altri colori. Ora, io ho scelto questa perché l'avevo già in casa e la voglio terminare. Il modello che andremo a lavorare è questo qua, quindi è un progetto che ho trovato online. Questa maglia mi piace molto e credo che anche come grammi di filato dovrei rimanere su pochi grammi. Ecco, io ho 180 grammi, credo che dovrebbero essere sufficienti. Lo cominceremo insieme. Eventualmente non mi dovessero bastare i grammi, ho un'altra microfibra bianca con la quale potrei andare a riprendere, non so, magari la parte del collo o la parte finale del lavoro e delle maniche. Quindi vediamo un attimo il progetto come si sviluppa e cominciamo. Allora, questo qua è lo schema del punto, non so se si vede dal cellulare. Questo è lo schema che andremo a lavorare su tutta la nostra maglia, visto in questo modo, chiaramente perché lavoreremo dal collo e scenderemo verso il basso. Quindi andremo a realizzare innanzitutto la circonferenza per lo sprone, che poi andremo a suddividere per le spalle
la parte frontale e la parte posteriore. Si lavora in tondo, quindi faremo uno sprone rotondo, non avremo bisogno di segnare con i marcapunti e metteremo poi in sospeso le maniche una volta lavorato il primo giro del motivo. Questo motivo io sono andata a contarmi tutte le maglie, come è riportato qua da schema. Questo, lo schema qua mi riporta il multiplo, questo pezzo qua. Allora, qui dice che il multiplo è di 13, catenelle. In realtà, per avere un numero pari di motivi, sia nella parte frontale che posteriore, per andare a dividere meglio gli scalfi, io queste 13 catenelle le moltiplico per 2, in modo da avere sempre un numero pari di motivi e riuscire a fare nel migliore modo la separazione. Quindi il nostro multiplo da 13 catenelle si trasforma in 26 catenelle. Allora, per la mia taglia, quindi multiplo 26 catenelle. La taglia che voglio realizzare io, che sarà una taglia small perché di spalla non voglio che mi scenda, ho pensato di lavorare su un totale di 10 motivi, perché il multiplo di un motivo comunque rimane di 13, io vado a realizzare 10 motivi che poi suddividerò 5 per la parte frontale e 5 per la parte posteriore e lascerò un motivo anche per la spalla. Con questa misura io raggiungo la mia circonferenza, lavorerò tutto con l'uncinetto da 4 mm. Se volete lavorare una taglia media, potete andare ad aumentare a 130 26 catenelle, perché vi ripeto, il multiplo comunque lo lavoriamo su due motivi, quindi 26, per un totale di 156 catenelle. Andrete a sviluppare in questo modo 12 motivi, sempre con l'uncinetto da 4 mm. Se volete lavorare una taglia large, aumentate di 26 catenelle e andate a sviluppare 14 motivi, sempre con l'uncinetto da 4 mm. 182 catenelle di avvio. Queste sono le maglie per le varie taglie. Se volete aumentare, andare a realizzare una taglia extra large, aumentate a 182 altre 26 catenelle. Arrivereste a un totale di 208 catenelle, però con il filato che sto utilizzando io, anche per una taglia extra large, io vi consiglio di rimanere su 182, perché il punto va ad aprire, quindi ho visto la maglia rimane molto morbida e molto lenta nella parte della lavorazione, perché andremo ad aprire il nostro motivo, quindi io vi consiglio per una extra large di rimanere sempre su 182 catenelle, in modo da non aumentare troppo la circonferenza nella parte del collo, sempre con l'uncinetto da 4 mm, e il nostro progetto si svilupperà in questo modo. Lavoreremo lo sprone, scenderemo sopra le spalle e metteremo in sospeso la manica. Continueremo giù a dritto con il motivo che va ad aprire, ho visto. E termineremo, termina con queste asimmetrie sulla parte finale, e poi riprenderemo la manica. La manica è facoltativa se lavorarla lunga come farò io o lavorarla corta. Io devo valutare anche quanti grammi di filato mi occorrono per realizzare una manica lunga, perché anche sulla manica andremo a lavorare sfasato. Spero di riuscirci, perché mi piace molto la lavorazione in questo modo. Quindi cominciamo con le nostre maglie di avvio in base alle vostre taglie. Mi avvicino per farvi vedere meglio il numero di catenelle di avvio. Quindi io lavorerò 130 catenelle, queste sono le altre misure e cominciamo. Io ho avviato le maglie dello sprone per vedere che misura raggiungo con lo sviluppo di 130 catenelle. In totale ho lavorato solo i primi due giri per vedere la resa della lavorazione, che è questa, come questo filato si presenta per questo motivo, quindi credo che sia veramente ottimo per questa lavorazione. E come centimetri io raggiungo, vediamo un lato, quindi la circonferenza, con l'avvio di 130 catenelle io raggiungo fra i 38 e i 39 centimetri, quindi diciamo all'incirca una circonferenza di 78 centimetri, quindi sono giusti, saranno anche un pochino più abbondanti rispetto alla mia misura e vanno benissimo, perché proprio il modello richiede questo tipo di lavorazione. Vi mostro come si avviano i primi due giri su campione, poi riprenderò con voi perché volevo prima provare questo filato con questo tipo di
di lavorazione qua. Allora, vediamo come si avvia. Montiamo le nostre catenelle. Avviate le nostre maglie iniziali. Io svilupperò tre motivi giusto per fare vedere come si chiude il primo e il secondo giro, perché poi riprenderò con voi. Avviate le catene iniziali, teniamo la nostra catena ben stesa. Vi ripeto, io ho montato 130 maglie per il mio progetto e andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia iniziale. Adesso che abbiamo chiuso a cerchio il nostro lavoro, ci alziamo subito di 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta. Facciamo 2 catenelle in più, che sono 2 catenelle di separazione. Filo sull'uncinetto, rientriamo nella stessa maglia, quindi la prima che stiamo lavorando, e andiamo a realizzare 3 maglie alte. Quindi una maglia alta, 2 catenelle di separazione, nello stesso punto 3 maglie alte. Una, due. Adesso ripetiamo 2 catenelle di separazione, una e due. Nella stessa maglia rientriamo e lavoriamo un'altra maglia alta. Quindi nella prima maglia iniziale, dove ci alziamo con le 3 catenelle, lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, 3 maglie alte, 2 catenelle, una maglia alta. Procediamo con 3 catenelle, una, due e tre. Adesso contiamo su base 1, 2, 3, 4, 5. Nella sesta catenella di base entriamo e lavoriamo una maglia bassa e nella catenella successiva un'altra maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Carichiamo il filo sull'uncinetto, ripetiamo 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta una maglia alta, 2 catenelle, nella stessa maglia rientriamo 3 maglie alte, ripetiamo quello che abbiamo fatto all'inizio, 1, 2, 3. Due catenelle, rientriamo nella stessa maglia, una maglia alta. Andiamo a ripetere adesso le 3 catenelle, una, due, tre. Saltiamo una, due, tre, quattro, cinque maglie di base nella sesta. Una maglia bassa, nella seguente una maglia bassa, 3 catenelle, una, due e tre, carichiamo il filo, una, due, tre, quattro, cinque, nella sesta, ripetiamo maglia alta, 2 catenelle. Rientriamo nella stessa maglia, 3 maglie catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e rientriamo nella stessa maglia, un'altra maglia alta. Quindi questo è tutto lo sviluppo del primo giro, lo lavoriamo tutto in questo modo, 3 catenelle, 1, 2 e 3, saltiamo 1, 2, 3, 4 e 5, nella sesta maglia bassa, nella maglia seguente maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, siamo alla fine del giro. Quando arriviamo ad aver lavorato tutti i nostri punti delle maglie di base, abbiamo libere 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle nella terza catenella iniziale
del giro, scusatemi, alla fine del giro, quindi ci restano le 5 maglie di base libere. Nella sesta abbiamo la prima maglia alta di inizio giro, contiamo 1, 2, 3 catenelle, nella terza una maglia bassissima, andiamo a chiudere la nostra circonferenza. E questo è lo sviluppo del primo giro, si lavora tutto in questo modo. Il secondo giro lo iniziamo dentro alle prime 2 catenelle di separazione, quindi qua vi ricordate abbiamo fatto maglia alta e 2 catenelle nelle 2 catenelle, quindi adesso facciamo un punto bassissimo nelle 2 catenelle e da qua cominciamo con 3 catenelle che sono la prima maglia alta, filo sull'uncinetto, rientriamo nello spazio di 2 catenelle, lavoriamo un'altra maglia alta. Catenelle, una, due e tre. Rientriamo nello stesso punto, altre 2 maglie alte. Una e due. Qua abbiamo le 3 maglie alte del giro sottostante, le saltiamo, non facciamo nessuna maglia di separazione, filo sull'uncinetto, nelle 2 catenelle successive che separano le 3 maglie alte dalla maglia alta del giro precedente, in questo punto qua, ripetiamo 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte. Una, due, catenelle, rientriamo nel punto, altre 2 maglie alte. Una e due. Questo è lo sviluppo del secondo giro. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Qua abbiamo le 2 maglie basse. Filo sull'uncinetto, nella prima maglia bassa una maglia alta. Filo sull'uncinetto, nella seconda maglia bassa un'altra maglia alta. Questo è lo sviluppo del secondo giro. Ripetiamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Qua abbiamo il nostro archetto, nelle prime 2 catenelle di separazione, maglia alta 2 catenelle, 3 maglie alte, nelle 2 catenelle lavoriamo 2 maglie alte, una e 2, 3 catenelle, una, 2, 3. Filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso spazio, altre 2 maglie alte, una e due. Adesso troviamo le 3 maglie alte, le saltiamo, filo sull'uncinetto senza fare catenelle di separazione, andiamo nello spazio di 2 catenelle successivo, 2 maglie alte, una e due. 3 catenelle, 1, 2 e 3, rientriamo nello stesso punto, 2 maglie alte, 1 e 2. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, prendiamo il filo nella prima maglia bassa, una maglia alta. Nella seconda maglia bassa un'altra maglia alta, una, due, 3 catenelle, nel primo foro di 2 catenelle sottostanti 2 maglie alte, una e due, 3 catenelle, una, due e tre, filo sull'uncinetto di nuovo 2 maglie alte fino alla fine del giro. Continuiamo in questo modo, ci vediamo alla fine del secondo giro del lavoro, che è questo qua, e continueremo insieme. Adesso continuo con il mio lavoro
Sono alla fine del giro una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Adesso il nostro motivo comincia al centro delle due maglie di separazione delle catenelle che abbiamo fatto qua. Una maglia bassissima nella maglia alta seguente. Una maglia bassissima al centro delle due catenelle di separazione, delle tre catenelle di separazione, perdono. Ci alziamo di 3 catenelle, corrispondono alla prima maglia alta iniziale. Filo sull'uncinetto, rientriamo nel punto, una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, rientriamo nel punto, 2 maglie alte, 1 e 2, quello che abbiamo fatto nel giro precedente. Adesso andiamo a lavorare nelle maglie di separazione della V sottostante. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Filo sull'uncinetto, nell'archetto di 3 catenelle sottostanti, entriamo 2 maglie alte. Tre catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, rientriamo nel punto, altre due maglie alte, 1 e 2. Adesso qua abbiamo le maglie alte che abbiamo fatto al centro fra i due motivi. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Fra le due maglie alte, quindi nel centro, nel mezzo, entriamo un punto basso. Eccomi qua. Allora, 3 catenelle, un punto basso, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Prendiamo il filo nello spazio di 2 catenelle successivo, dove, di 3 catenelle dove abbiamo, le maglie alte, 3 catenelle, maglie alte, entriamo 2 maglie alte e ripetiamo. 3 catenelle, 1, 2 e 3 e nello stesso punto altre 2 maglie alte, 1 e 2. Adesso facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Entriamo nello spazio di catenelle successivo, 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, rientriamo nel medesimo punto, 2 maglie alte, 1 e 2. Questo è lo sviluppo del terzo giro. Adesso ripetiamo le nostre 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nelle due maglie alte al centro, proprio qua abbiamo le due maglie alte, non abbiamo fatto maglie di separazione, eh? Attenzione, quindi entriamo direttamente fra le due maglie, una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, rientriamo nella V sottostante, 2 maglie alte, 3 catenelle. Nello stesso punto 2 maglie alte, 1 e 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, nella V sottostante 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte. Quindi il punto si ripete su tutto il terzo giro, 2 maglie alte. 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2 e 3, nel mezzo alle due maglie alte successive un punto basso, 1, 2 e 3, entriamo nella V, 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte nello stesso medesimo punto. 1 e 2, facciamo anche quest'altro insieme, 5 catenelle, 4 e 5, 2
due maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2, 1, 2, 3, punto basso, 1, 2, 3 e ripetiamo. Questo è lo sviluppo del terzo giro. Ripetiamo fino alla fine del giro. Ho raggiunto la fine del giro, vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Quindi abbiamo terminato anche il terzo giro dello sprone. Adesso cominciamo il quarto giro. Ci spostiamo nuovamente al centro delle maglie alte, quindi maglia bassissima e maglia bassissima nell'archetto di 3 catenelle. 3 catenelle, 1, 2, 3. Carichiamo il filo, una maglia alta. 2 catenelle, carichiamo 2 maglie alte, 1 e 2, nello stesso punto. Qua abbiamo le 5 catenelle di separazione, lavoriamo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, nella terza catenella, quindi 1, 2, 3 al centro, una maglia alta, 3 catenelle. Entriamo nello spazio successivo, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Questo è lo sviluppo del quarto giro del motivo. Adesso senza fare maglie di separazione prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio di catenelle sottostanti dove abbiamo il punto V e ripetiamo 2 maglie alte, 2 catenelle nel medesimo punto, 2 maglie alte, 1 e 2, 1, 2, 3 catenelle, nella terza catenella 1, 2, 3, che è la maglia centrale dell'archetto, una maglia alta, 1, 2 e 3, nel punto V successivo 2 maglie alte, 2 catenelle e nello stesso punto 2 maglie alte, 1 e 2. Prendiamo il filo, saltiamo nel punto V successivo e ripetiamo 2 maglie alte. 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Ripetiamo questo motivo fino alla fine del giro. Sono alla fine del giro, ho lavorato il punto V, una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Torniamo nuovamente al centro dell'archetto, una maglia bassissima nelle 2 catenelle. 3 catenelle, 1, 2 e 3 sono la prima maglia alta. Una catenella in più che è una maglia di separazione, filo sull'uncinetto, rientriamo nel punto, una maglia alta. Lavoriamo adesso 3 catenelle, 1, 2, 3. Un punto alto nel punto alto centrale, 3 catenelle, nel medesimo punto un altro punto alto, 3 catenelle, carichiamo il filo nella V sottostante, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Questo è lo sviluppo del quinto giro. Adesso non facciamo maglie di separazione, entriamo nella V successiva, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Ripetiamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Nella maglia alta, una maglia alta. Catenelle.
nello stesso punto un'altra maglia alta. Una, due, tre catenelle, nella V sottostante, maglia alta, catenella, e nello stesso punto maglia alta. Carichiamo il filo, saltiamo nella V successiva, maglia alta, catenella e un'altra maglia alta. Una, due, 3 catenelle, maglia alta sopra la maglia alta, una, due, 3 catenelle, una maglia alta dentro alla stessa maglia alta. Terminiamo, una, due e tre, una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Ripetiamo questo punto fino alla fine del giro. Sono alla fine del giro, una maglia bassissima nella terza maglia iniziale. Adesso iniziamo il sesto giro, 1, 2, 3, 4, 5, il sesto. Andiamo con una maglia bassissima al centro delle maglie alte. E qua lavoriamo le 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta iniziale. Allora, ok, facciamo 2 catenelle di separazione, una e due. Prendiamo il filo sull'uncinetto, 1, 2, 3 catenelle di separazione, scusatemi, filo sull'uncinetto. Qua abbiamo le 2 maglie alte e le 3 catenelle di separazione. Nella prima maglia alta lavoriamo 3 maglie alte. Una, due e tre. Adesso lavoriamo 5 catenelle di separazione. Una, due, tre, quattro e cinque. Scusatemi, intanto controllo lo schema perché non è molto chiaro. Catenelle, filo sull'uncinetto, nella maglia alta successiva lavoriamo 3 maglie alte, una, due e tre. Adesso abbiamo nuovamente il punto V, andiamo a ripetere le 3 catenelle, una, due e tre, una maglia alta dentro il punto V sottostante. Quindi questo è lo sviluppo del sesto giro. Adesso abbiamo il punto V successivo dell'altro gruppo, facciamo una catenella di separazione, ripetiamo una maglia alta nell'altro punto V, 3 catenelle, una, due e tre, nella prima maglia alta del punto centrale 3 maglie alte, una, due e tre, 5 catenelle, una, due, tre, quattro e cinque, nella maglia alta successiva 3 maglie alte, una, due e tre. Adesso ripetiamo le 3 catenelle, una, due e tre, una maglia alta nella V successiva. Questo è lo sviluppo del sesto giro. Lavoriamolo in questo modo fino alla fine del giro. Alla fine del giro una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Adesso cominciamo il settimo giro. Il settimo giro parte dalle 3 maglie alte del gruppo sottostante, quindi a maglie bassissime entriamo nelle 3 catenelle di separazione e lavoriamo 3 maglie bassissime, una, 2 e 3 e una maglia bassissima sulla prima maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carichiamo il filo nella stessa maglia, una maglia alta,
una maglia alta sulla seconda maglia alta, una maglia alta nella terza maglia alta e un'altra maglia alta nella terza maglia alta, quindi due maglie alte nella prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta centrale, due maglie alte nell'ultima maglia alta. Adesso lavoriamo al centro delle catenelle, lavoriamo 3 catenelle di separazione. Filo sull'uncinetto, abbiamo fatto 5 catenelle sotto, 1, 2 nella terza, una maglia alta, 3 catenelle e ripetiamo nel gruppo di 3 maglie alte, 2 maglie alte, 1, 2. Una catenella, scusatemi, due maglie alte, una maglia alta sulla maglia centrale e due maglie alte nell'ultima maglia alta, una e due. Adesso facciamo 3 catenelle di separazione, una, due, tre. Qua abbiamo le due maglie alte. Con la catenella di separazione entriamo nella catenella, lavoriamo una maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle e ripetiamo maglia alta sulla maglia alta, un'altra maglia alta nella stessa maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta centrale, due maglie alte nell'ultima maglia alta, una e due, una, due, 3 catenelle, carichiamo il filo nella terza catenella delle 5 di separazione, una maglia alta, 3 catenelle, una, due e tre, e ripetiamo 2 maglie alte. Al termine del settimo giro una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Adesso facciamo l'ottavo giro. Allora, l'ottavo giro facciamo degli aumenti e li lavoriamo in questo modo. Facciamo una maglia alta, quindi 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta iniziale. Filo sull'uncinetto, una maglia alta nella seconda maglia alta. Filo sull'uncinetto, una maglia alta nella terza maglia alta e nella stessa maglia alta un'altra maglia alta, quindi nella terza maglia alta lavoriamo due maglie alte e terminiamo con due maglie alte, una sopra le maglie alte sottostanti, quindi una e due. 3 catenelle. 1, 2 e 3, prendiamo il filo, qua abbiamo la maglia alta, ok, allora nella maglia alta lavoriamo una maglia alta, 3 catenelle e nella stessa maglia alta una maglia alta. Ora facciamo un altro motivo insieme. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nella prima maglia alta del gruppo di 5 maglie alte lavoriamo una maglia alta, una maglia alta nella seconda maglia alta e due maglie alte nella terza maglia alta. Una e due. E adesso lavoriamo una maglia alta sopra alle maglie alte restanti, quindi una e due. Questo è lo sviluppo dell'ottavo giro.
Adesso abbiamo la maglia bassa al centro del giro precedente, la saltiamo, filo sull'uncinetto, nella prima maglia alta del gruppo successivo andiamo a ripetere una maglia alta, una maglia alta nella maglia alta seguente e due maglie alte nella maglia alta centrale, quindi nella terza, una e due. Terminiamo con una maglia alta sopra la maglia alta e una maglia alta sull'ultima maglia alta. Ripetiamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nella maglia alta centrale una maglia alta, 3 catenelle, di nuovo nella stessa maglia un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Nella prima maglia alta una maglia alta, una maglia alta nella seconda maglia alta, due maglie alte nella maglia alta centrale, 1 e 2. Terminiamo con una maglia alta sulla quarta maglia alta e una maglia alta sulla quinta maglia alta. Senza fare maglie di separazione, filo sull'uncinetto, entriamo nella prima maglia alta successiva e lavoriamo maglia alta, la seconda, sulla terza maglia alta 2 maglie alte, facciamo l'aumento e sopra le ultime 2 maglie alte 2 maglie alte, una e due. 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta sulla maglia alta centrale, 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta nella stessa maglia alta. Terminiamo con 3 catenelle e lavoriamo le maglie alte sul gruppo successivo lavorando la prima, la seconda, la terza e di nuovo nella terza maglia alta una maglia alta, lavoriamo la quarta e la quinta. Quindi questo è lo sviluppo dell'ottavo giro, lavoriamo tutto il giro fino alla fine, ci vediamo per lavorare il giro successivo. Alla fine del giro una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Iniziamo il nono giro, cominciamo il nono giro e facciamo subito 3 catenelle, 1, 2 e 3 che corrispondono alla prima maglia alta. Adesso lavoriamo una maglia alta sopra le successive 5 maglie alte per un totale di 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5, e con le prime 3 catenelle iniziali sono a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, qua abbiamo le 3 catenelle dell'avvio sottostante, entriamo nelle 3 catenelle, lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle. Prendiamo il filo, 2 maglie alte nello stesso punto, sempre nello stesso archetto, 2 catenelle, rientriamo nel punto, una maglia alta. Ripetiamo maglia alta, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, una maglia alta nello stesso medesimo punto sottostante, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nel gruppo di maglie alte successivo, che è questo qua da 6 maglie alte, una maglia alta sopra ad ogni maglia alta. Una, due, tre, quattro, cinque e sei.
E questo è lo sviluppo del nono giro. Quindi tutti i motivi li lavoriamo in questo modo. Adesso abbiamo il motivo successivo, filo sull'uncinetto nella prima maglia alta, una maglia alta, nella seconda una maglia alta, nella terza una maglia alta, nella quarta una maglia alta, nella quinta una maglia alta e nella sesta una maglia alta per un totale di 6 maglie alte. 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, nella V, una maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientriamo nella V, 2 maglie alte, 2 catenelle e nello stesso punto un'altra maglia alta. 1, 2, 3 catenelle, procediamo, una maglia alta sopra ad ogni maglia alta del gruppo sottostante. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e siamo all'altro gruppo senza fare maglie di separazione. Nella prima maglia alta, una maglia alta, 2, 3, 5 6, 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto nella V, una maglia alta, 1, 2 catenelle, 2 maglie alte, 1 e 2, 1, 2 catenelle e un'altra maglia alta. Procediamo in questo modo per tutto il nono giro del motivo. Eccomi qua, alla fine del giro, una maglia bassissima nella prima maglia alta. Vi volevo mostrare come sta prendendo vita il nostro motivo. Vedete, io ho lavorato su 10 motivi, quindi questi tre sicuramente saranno davanti e questi saranno quelli che daranno il via alla manica. Adesso lavoriamo il decimo giro. Un attimo che prendo lo schema. Ecco qua. Adesso andiamo a formare il nostro primo cuore. Da dove abbiamo chiuso il punto, ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, che corrispondono alla prima maglia alta iniziale. Lavoriamo le successive 4 maglie alte, tranne l'ultima, quindi la prima l'abbiamo lavorata con 3 catenelle. Nella seconda una maglia alta, nella terza una maglia alta, nella quarta una maglia alta e nella quinta una maglia alta. Quindi lavoriamo le prime 5 maglie alte, l'ultima maglia alta del giro non la lavoriamo e facciamo allora, ecco qua, 3 catenelle, una, 2 e 3. Qua abbiamo il nostro gruppo di maglie alte separate dalle catenelle. Entriamo nelle 2 catenelle di separazione e lavoriamo 2 maglie alte e 2 catenelle. Rientriamo nel punto di nuovo 2 maglie alte. Una e 2. Adesso abbiamo l'altro spazio di 2 catenelle di separazione, non facciamo catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto di 2 catenelle, lavoriamo 2 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle e nello stesso punto 2 maglie alte. 1 e 2. Quindi questo è il giro numero 10, si sviluppa in questo modo. Lavoriamo 5 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte nella prima V, 2 catenelle, 2 maglie alte. Non facciamo maglie di separazione, saltiamo nella V successiva, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Adesso andiamo a lavorare le maglie sugli altri gruppi. Facciamo 3 catenelle, 2
e 3, prendiamo il filo, la prima maglia alta la saltiamo, andiamo nella seconda maglia alta e lavoriamo una, due, tre, quattro. La quinta maglia alta la lavoriamo chiusa insieme alla maglia alta del gruppo successivo. Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella quinta maglia alta, usciamo da due punti e non chiudiamo. Prendiamo il filo, nella maglia successiva dell'altro gruppo, entriamo, agganciamo il filo, chiudiamo due asole e adesso abbiamo tre asole sull'uncinetto, facciamo una diminuzione, chiudiamo il punto tutto insieme. Procediamo e lavoriamo tutte le maglie alte sottostanti tranne l'ultima, quindi una, due, tre e quattro. 3 catenelle, facciamo anche questo gruppo insieme. Prendiamo il filo nella prima V, nelle due catenelle successive, lavoriamo 2 maglie alte. 2 catenelle, una e due, nello stesso spazio 2 maglie alte, una e due. Non facciamo maglie di separazione, prendiamo il filo, saltiamo nelle 2 catenelle successive, 2 maglie alte, una e due, 2 catenelle, rientriamo nello stesso punto, altre 2 maglie alte. Una e due. Chiudiamo questo motivo, facciamo 3 catenelle, una, due, tre. La prima maglia alta la saltiamo, andiamo nella seconda, una, nella maglia successiva 2, nella successiva 3, nella successiva 4. Nella quinta maglia alta sottostante delle 6, entriamo, lavoriamo una maglia alta chiusa per metà, filo sull'uncinetto, nella maglia seguente una maglia alta chiusa per metà, chiudiamo tutto insieme, facciamo una diminuzione e adesso lavoriamo le successive 4 maglie alte con 4 maglie alte. Una, due, tre. E 4. Siamo di nuovo alla fine del motivo, quindi cominciamo l'altro gruppo. 1, 2, 3 catenelle. Nelle prime 2 catenelle di separazione, 2 maglie alte. 1, 2 catenelle. Nello stesso punto, 2 maglie alte. 1 e 2. Saltiamo nelle 2 catenelle successive 2 maglie alte, 2 catenelle, nello stesso punto 2 maglie alte, una e 2. Questo è lo sviluppo del decimo giro. Lavoriamo in questo modo fino alla fine del giro. Alla fine del giro chiudiamo insieme perché faremo sull'unione dove abbiamo le 3 catenelle una diminuzione. Ci vediamo alla fine del giro. Mi trovo alla fine del decimo giro, ho lavorato una, due, tre, quattro maglie alte, l'ultima la lavoro a metà, quindi sulla quinta maglia alta lavoro una maglia alta a metà. Adesso vado a contare una, due, tre catenelle, nella terza catenella entro e chiudo tutto insieme. In questo modo facciamo anche qua una diminuzione. Ok, perfetto, adesso abbiamo lavorato qua successivamente 4 maglie. Sull'undicesimo giro ci alziamo di 3 catenelle, sono la prima maglia alta iniziale. Adesso ne lavoriamo 3, l'ultima la saltiamo. Una maglia alta nella prima maglia alta, nella seconda maglia alta una maglia alta, nella terza maglia alta una maglia alta, quindi l'ultima maglia alta in questo giro che è l'undicesimo non la lavoriamo. 1, 2, 3 più la prima iniziale, 4 maglie alte. Lavoriamo adesso 3 catenelle, 1, 2 e 3. Qua abbiamo la V di 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Entriamo nel punto V, 2 maglie alte,
2 catenelle, rientriamo nel punto, 2 maglie alte, 1 e 2. Adesso lavoriamo dentro la V successiva, facciamo 5 catenelle di separazione, 2, 3, 4 e 5. Prendiamo il filo, entriamo nella V sottostante, 2 maglie alte, 2 catenelle. Rientriamo nel punto, 2 maglie alte, 1 e 2. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Prendiamo il filo, qua abbiamo le nostre maglie alte unite insieme, la prima la saltiamo nella seconda maglia alta, una maglia alta, 2, 3 maglie alte. Lavoriamo la maglia alta centrale, quella che abbiamo chiuso per metà. Andiamo nel successivo gruppo di maglie alte, lavoriamo le prime 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Quindi qua abbiamo un totale di su questo giro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie alte. 3 catenelle, ripetiamo. Nella prima V, 2 maglie alte, 1 e 2, 1, 2 catenelle di separazione, rientriamo nella V, 2 maglie alte, 1 e 2, saltiamo nella V successiva senza fare maglie di separazione, entriamo, 1, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo nel punto, 2 maglie alte. 1 e 2. Facciamo anche quest'altro gruppo insieme, 3 maglie alte. Adesso lavoriamo 5 catenelle di separazione. 3, 4 e 5, filo sull'uncinetto nella V successiva, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientriamo nel punto, 2 maglie alte, 1 e 2. Questo è lo sviluppo dell'undicesimo giro, 3 catenelle, 1, 2, 3. Abbiamo le maglie alte, la prima la saltiamo, nella seconda maglia alta una maglia alta, nella successiva una maglia alta, nella successiva di nuovo una maglia alta. Abbiamo adesso le maglie alte chiuse insieme nel giro precedente, sopra la maglia alta chiusa insieme, la chiudiamo, facciamo una maglia alta. E lavoriamo le prime 3 maglie alte, l'ultima non la lavoriamo, quindi 1, 2, 3 del gruppo successivo. 1, 2 e 3. Su questo punto qua andremo a formare il cuore, vedete, sta già prendendo forma facendo queste diminuzioni. Adesso continuiamo con il motivo fino alla fine del giro. 3 catenelle, 2 maglie alte nella V, 1, 2. 2 catenelle di separazione, rientriamo nel punto, 2 maglie alte, 1 e 2. Ci vediamo alla fine del giro. Mi trovo alla fine del giro, ho lavorato le mie 3 maglie alte saltando la prima. Qua ho le 3 catenelle iniziali, nella terza catenella 1, 2, 3, una maglia bassissima. Adesso cominciamo il giro numero 12, ci alziamo di 3 catenelle. E andiamo a fare una diminuzione. Qua abbiamo 3 maglie in questo giro. Adesso, in questo giro nuovo che stiamo lav per lavorare, ne lavoriamo solo 2. Quindi filo sull'uncinetto nella prima catenella, una maglia alta, nella prima catenella, nella prima maglia, nella seconda maglia di nuovo una maglia alta. La terza maglia alta la saltiamo, non la lavoriamo, facciamo 3 catenelle. Qua abbiamo il punto V, nelle 2 catenelle di separazione entriamo, 2 maglie alte,
2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientriamo 2 maglie alte. 1, 2, 3 catenelle, prendiamo il filo nelle 5 maglie alte, 1, 2, 3, nella terza catenella, una maglia alta, 3 catenelle, nella V successiva, 2 maglie alte, 2 catenelle, nello stesso punto 2 maglie alte, 1 e 2. Questo è lo sviluppo del dodicesimo giro, lavoriamo di nuovo 3 catenelle, andiamo nelle maglie alte, la prima maglia alta la saltiamo, lavoriamo la seconda con una maglia alta, la terza, la quarta, la quinta e la sesta. La prima e l'ultima maglia alta le saltiamo. 3 catenelle, prendiamo il filo nella V sottostante, 2 maglie alte, 2 catenelle, nello stesso punto 2 maglie alte, 1 e 2. 1, 2, 3 catenelle. Nelle 5 catenelle contiamo 1, 2, 3, nella terza catenella una maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, nella V successiva 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 1 e 2. Questo è lo sviluppo del giro, continuiamo in questo modo e ci vediamo alla fine del giro. Lavorato anche l'altro punto V, procediamo con 3 catenelle. Qua abbiamo le nostre maglie alte, nel giro precedente ne abbiamo lavorate 7, adesso saltiamo la prima e l'ultima e lavoriamo le 5 maglie alte centrali, quindi saltiamo la prima, nella seconda maglia alta una maglia alta, nella terza una maglia alta, una maglia alta nella quarta maglia alta, una maglia alta nella quinta maglia alta e una maglia alta nella sesta maglia alta. 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte sul dodicesimo giro. Tutto il giro si ripete in questo modo, quindi procediamo con la lavorazione del punto, andando a diminuire una maglia all'inizio e una maglia alla fine, quindi lavoriamo dalla seconda alla sesta per un totale di 5 maglie alte, 3 catenelle, e riprendiamo la lavorazione del punto V, 2 maglie alte, 2 catenelle, nello stesso punto di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, 1, 2, 3 nella terza catenella dell'archetto, una maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, nel punto V successivo 2 maglie alte, 2 catenelle, nello stesso punto 3 maglie alte, 2 maglie alte, 1 e 2. Continuiamo, ci vediamo alla fine del dodicesimo giro. Sono alla fine del giro, chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. Adesso facciamo, mi riaggancio un pochino meglio, ok. Sopra la maglia alta del giro sottostante ci alziamo di 3 catenelle e adesso lavoriamo delle due maglie alte che abbiamo successive solamente la prima maglia alta. Adesso facciamo, siamo al tredicesimo giro, 3 catenelle. 1, 2, 3, prendiamo il filo nel punto V, entriamo 2 maglie alte, 2 catenelle, nello stesso punto 2 maglie alte,
1 e 2. Adesso facciamo 3 catenelle, scusate, controllo. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Prendiamo il filo, qua abbiamo la maglia alta centrale, entriamo nella maglia alta, lavoriamo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, rientriamo nella maglia alta, un'altra maglia alta. Ripetiamo catenelle, 1, 2 e 3. Lavoriamo il nostro punto V nell'archetto, quindi nelle 2 catenelle entriamo 2 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Abbiamo il nostro gruppo di maglie alte, la prima la saltiamo, lavoriamo la seconda, la terza e la quarta per un totale di 3 maglie alte. 1, 2, 3. L'ultima maglia alta la saltiamo, ripetiamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Filo sull'uncinetto, nella V lavoriamo un altro punto V, 2 maglie alte, 2 catenelle. E di nuovo 2 maglie alte nello stesso punto, 1, 2, 3 catenelle, abbiamo la maglia alta, una maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, prendiamo il filo nella stessa maglia alta, un'altra maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, ricominciamo con un punto V, 2 maglie alte. 1, 2 catenelle nello stesso punto, 2 maglie alte. Continuiamo fino alla fine del giro. Adesso facciamo 1, 2, 3 catenelle e lavoriamo nel gruppo di maglie alte, la seconda, la terza e la quarta, la prima e l'ultima maglia non le lavoriamo, quindi saltiamo la prima, lavoriamo nella seconda maglia alta. Andiamo sempre a diminuire per formare la punta del cuore. Nella seconda maglia alta, una maglia alta. E nella terza maglia alta una maglia alta. Questo è lo sviluppo del tredicesimo giro. Ci vediamo alla fine del giro. Alla fine del giro una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Adesso cominciamo il quattordicesimo giro. Lo iniziamo lavorando subito un punto basso nella stessa maglia dove siamo, quindi facciamo una catenella e un punto basso nella stessa maglia. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Ripetiamo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nello stesso punto dove lavoriamo sempre il punto V. 1, 2, 1, 2. Catenelle, 1, 2, 3. Qua abbiamo il punto V con una maglia alta, le catenelle, una maglia alta. Nella prima maglia alta lavoriamo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Al centro del motivo abbiamo le catenelle, le saltiamo nella seconda maglia alta del punto. 3 maglie alte, 1, di nuovo nello stesso punto, 2, 3, 1, 2, 3 catenelle, ripetiamo il punto V con 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nel punto V, 1, 2, 1, 2 catenelle, 2 maglie alte. 1, 2. Catenelle, 1, 2, 3. Nella maglia centrale abbiamo 3 maglie alte, nella maglia centrale un punto basso. 1, 2, 3 catenelle e ripetiamo il punto V,
3 maglie alte sulla prima maglia alta, 3 maglie alte sulla seconda maglia alta e il punto V. Tutto separato da 3 catenelle. Continuiamo fino alla fine del giro, ci vediamo alla fine del giro. Alla fine del giro, nel punto basso, una maglia bassissima. Adesso per iniziare il giro successivo, siamo esattamente sul quindicesimo giro. A maglie bassissime dobbiamo raggiungere il centro del punto V. La maglia alta, una seconda, entriamo direttamente nelle catenelle del punto V. Cominciamo il giro, lavoriamo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto, una maglia alta, una due catenelle di separazione. Nello stesso punto rientriamo e lavoriamo due maglie alte. Adesso lavoriamo 3 catenelle tre. Prendiamo il filo, qua abbiamo le 3 maglie alte, le 3 catenelle, le 3 maglie alte. Andiamo a lavorare su questo gruppo di 3 maglie alte, 5 maglie alte, 2 all'inizio, 1 al centro e 2 alla fine. Quindi nella prima maglia alta, 2 maglie alte, una, due, una maglia alta sulla maglia alta centrale, 2 maglie alte nella terza maglia alta, una, due. Ok, adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Qua abbiamo le 3 catenelle centrali, nella seconda catenella entriamo una maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, entriamo nella prima maglia alta e lavoriamo 3 maglie, 2 maglie alte, 1, 2. Una maglia alta nella maglia alta centrale, 2 maglie alte nella terza maglia alta, per un totale di 5 maglie alte. Stiamo praticamente ripetendo il secondo giro del motivo. Circa. Adesso facciamo 1, 2, 3 catenelle. Prendiamo il filo. Nel punto V entriamo e lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle, nello stesso punto rientriamo 2 maglie alte, una e due. Adesso non facciamo nessuna catenella di separazione, qua abbiamo la maglia bassa. Prendiamo il filo, saltiamo la maglia bassa nel punto V, entriamo e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, nello stesso punto 2 maglie alte, una e due. Una, due, 3 catenelle, qua abbiamo le 3 maglie alte, nella prima maglia alta lavoriamo 2 maglie alte, una, due, una maglia alta sulla maglia alta centrale, una maglia alta nell'ultima maglia alta, un'altra maglia alta nell'ultima maglia alta, una, due, 3 catenelle, nella seconda catenella centrale,
Una maglia alta, lavoro nella catenella per non spostare il lavoro. Una, due, tre. Ripetiamo, due maglie alte nella prima maglia alta. Una maglia alta nella maglia alta centrale, due maglie alte nella terza maglia alta. Una, due, terminiamo. Una, due, tre catenelle. Nella V lavoriamo due maglie alte, due catenelle, due maglie alte. Questo è lo sviluppo del quindicesimo giro, continuiamo in questo modo, ci rivediamo alla fine del giro. Ok, ho terminato il giro, chiuso con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Adesso stavo misurando il mio lavoro perché per me sono sufficienti 21 cm per andare a posizionare il marcapunto per lo scalfo manica. Allora, come la prendiamo questa misura? Il nostro lavoro, vedete, abbiamo formato questi cuori. Io ne ho nel mio caso con le catenelle che ho avviato io 4 davanti, 1 e 1 sulle spalle, quindi metà su un lato, metà sull'altro lato, e nella parte posteriore ho di nuovo 1, 2, 3 e 4 cuori separati da questi motivi che stiamo creando, che non sono nient'altro che l'inizio dei giri della nostra lavorazione. Allora, facciamo sovrapporre perfettamente i nostri motivi. Il cuore deve rimanere piegato al centro. Metà su una spalla, metà sull'altra spalla. Io per il mio scalfo manica ho bisogno all'incirca di 13 cm, quindi non moltissimo, e probabilmente non riuscirò a fare uno scalfo preciso al centro del motivo o motivo completo, perché sarebbero o troppi o troppo pochi. Quindi vediamo con il metro. No, allora con un motivo io in realtà sono a 14 centimetri, quindi io metterò il mio marcapunto lasciando un solo motivo per la spalla e la stessa cosa, il motivo intendo questo adesso, sulla punta del cuore, un altro marcapunto qua per l'altra spalla. Mi vado a prendere la misura centrale della maglia per conferma di essere giusta con la misura. Ok, sono 40 centimetri esatti. 40 centimetri. Io adesso metto il marcapunto e lascerò 40 centimetri per la parte frontale, 40 per la parte posteriore e 3, 14, 14 centimetri per lo sbraccio. Posizioniamo il marcapunto, vi faccio vedere come ricominciare l'inizio del lavoro. Ho posizionato il marcapunto, quindi sono andata a delimitare, come vi dicevo, la punta del cuore, lasciando un motivo di questi qua sulla spalla e uno sull'altro e 4 cuori completi davanti, 4 dietro e questi tre motivi che mi si riapriranno per la lavorazione di un cuore completo. Allora, se avete lavorato più motivi dei miei o se avete bisogno di uno scalfo maggiore, potete andare a spostare il marcapunto anche al centro di questo motivo qua. Se avete lavorato per esempio due motivi in più e nella parte frontale adesso avete 6 motivi anziché 4, lasciate 4 motivi davanti anziché 1, 2, 3 e 4. Qua io qua ho il marcapunto, lasciate magari i 6 motivi frontali, spostate il marcapunto anche su due motivi completi e lasciate 4 motivi davanti. Se avete lavorato una misura più grande, quindi valutate anche voi con il metro. Io ho bisogno di 14-15 cm, quindi per me va benissimo. Se avete bisogno di 20 cm, potete anche arrivare a metà di questo motivo qua e lasciare un cuore. Uno al centro e uno dietro, quindi tre cuori completi sulla spalla e il resto del motivo davanti e dietro. Quindi non fa differenza perché riprenderemo comunque la lavorazione a cerchio. Adesso andremo a sospendere le maniche. Allora, per sospendere le maniche, io preferisco fare in questo modo. Io preferisco sganciare il filo e riagganciarmi nel punto del sottobraccio perché altrimenti devo fare tutte le maglie basse fino a qua e si noterebbe. Quindi sgancio il filo, chiudo il punto e adesso mi vado a riagganciare nel punto dove ho il marcapunto, quindi comincerò la lavorazione direttamente dallo scalfo manica. Allora, posiziono il marcapunto solo su un lato,
Adesso qua entro con l'uncinetto e sono esattamente al centro dei due motivi di maglie alte con 2 catenelle di separazione, quindi dove termina la punta del cuore e dove comincio la lavorazione dell'altro motivo. Quindi io lavorerò adesso tutta questa parte qua per tutti questi 3 motivi completi e basta, quindi non farò altri motivi in aggiunta, continuerò sulla lavorazione di questi punti. Parto da questo lato, lavoro dall'esterno verso l'interno. Ok. Lavoriamo quindi il giro numero 16. Se avete bisogno di fare dei giri in più per arrivare allo scalfo, lavorate tutto il giro completo come adesso vi andrò a mostrare e poi procedete in questo modo per sospendere le maniche. Mi aggancio in questo punto, faccio una catenella e cammino a maglie bassissime fino a raggiungere il centro, mi avvicino un po', scusatemi, fino a raggiungere il centro del motivo a V. Quindi una maglia bassissima nella prima maglia alta, una maglia bassissima nella seconda maglia alta e una maglia bassissima nell'archetto. Allora il giro comincia in questo modo, 3 catenelle. Una, due e tre. Filo sull'uncinetto, rientro nelle 2 catenelle sottostanti, lavoro una maglia alta. Una, due, 3 catenelle. Scusate, ma si legge un po' male questo grafico. Qua ho le 5 maglie alte, vado a fare gli aumenti. Quindi vi ricordate, abbiamo lavorato una maglia alta sulla prima maglia alta, una maglia alta sulla seconda maglia alta. 2 maglie alte nella terza maglia alta, una e due, una maglia alta sulla maglia alta successiva, una maglia alta nell'ultima maglia alta. E abbiamo un totale su questo giro di 6 maglie alte, quindi da 5 a 6 con un aumento al centro. Adesso facciamo 3 catenelle, una, due e tre. Prendiamo il filo sull'uncinetto, qua abbiamo la maglia alta centrale, entriamo nella maglia alta, lavoriamo una maglia alta, una, due, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo di nuovo nella maglia alta, un'altra maglia alta. Una, due, tre. Filo sull'uncinetto, una maglia alta sulla prima maglia alta, una maglia alta sulla seconda maglia alta, 2 maglie alte nella terza maglia alta. Facciamo un altro aumento, una e due. E adesso lavoriamo le ultime 2 maglie alte con una maglia alta, una e due. Vediamo come si lavora anche l'ultimo punto, facciamo le nostre 3 catenelle e il punto nell'archetto, come l'abbiamo iniziato su questo punto qua, lo lavoriamo con una maglia alta, una catenella e nello stesso punto una maglia alta. Adesso saltiamo direttamente nella V sottostante, una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Una, due, 3 catenelle. Prendiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a ripetere le maglie alte con un aumento. 2 maglie alte al centro, quindi una, 2 maglie alte, nella terza maglia 2 maglie alte, una e due, e una maglia alta sopra alle 2 maglie alte sottostanti, una e due, per un totale di 6 maglie alte. Ripetiamo, una, due, 3 catenelle, una maglia alta sulla maglia alta, una, 2, 3 catenelle, una maglia alta di nuovo sulla maglia alta, una, 2, 3 catenelle, un aumento sopra le maglie alte, una, 2,
2, 3, rientro nella stessa maglia, faccio un aumento, una, due e tre. Questo è lo sviluppo del sedicesimo giro. Lavoriamo tutto il giro in questo modo, cioè tutto il giro fino a raggiungere il marcapunto dove andiamo a mettere in sospeso la manica, e da qua vi faccio vedere come passare direttamente all'altra parte. Quindi continuiamo, ci vediamo al marcapunto. Ho raggiunto la posizione in cui devo andare a sospendere la manica. Non farò le due maglie alte nell'altro punto V, ma questo lo lascerò sopra alla spalla. Quindi da questo punto ne lavoro solo mezzo, in questo modo non mi aggancio sull'altro lato, ma faccio una catenella e continuo il mio lavoro nella parte di qua dove ho il marcapunto, continuando lo stesso motivo, come se stessi lavorando nella stessa direzione. Quindi entro nella V, perché qua di qua mi sono agganciata al centro del lavoro, lavoro la mia maglia alta, catenella e di nuovo un'altra maglia alta. In questo modo vado ad unire il sottobraccio, continuo la lavorazione del mio punto senza andare ad intaccare il motivo. Adesso procedo le 3 catenelle, le mie 6 maglie alte, quindi l'aumento sopra le maglie alte, una, due, 3, rientro, 1, 2 e 3, e procedo nella lavorazione del punto fino ad arrivare all'altro marcapunto. Quando arrivo qua vi faccio vedere alla stessa maniera come mi sgancio da questo lato e vado a chiudere il giro con una maglia bassissima nella terza maglia iniziale. Quindi procediamo con il punto fino a raggiungere l'altro marcatore. Ho raggiunto l'altro lato dove ho l'altro marcapunto, dove devo andare a lavorare la manica e metterla in sospeso. Entro nella V, lavoro la maglia alta, la catenella e la maglia alta. Una catenella come ho fatto per l'altro lato, filo sull'uncinetto, prendo l'altra parte dello sbraccio, che è praticamente dove ho iniziato, io l'ho perso, dove ho iniziato il giro qua, dove mi sono riagganciata con il filo. Quindi in questo punto qua prendo l'inizio del lavoro e vado a fare una maglia bassissima nella terza catenella iniziale, 1 2 3, dall'esterno verso l'interno una maglia bassissima. Adesso cominciamo il 17° giro del motivo. Ok, lo cominciamo all'interno della V, una maglia bassissima dentro la V, quindi dove abbiamo le catenelle, e ci alziamo di 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e adesso lavoriamo tutte le nostre maglie alte sottostanti. Sopra ad ogni maglia alta una maglia alta. Adesso qua abbiamo la nostra V, facciamo una, due, tre catenelle. Nel centro delle catenelle lavoriamo una maglia alta, una e due catenelle, rientriamo nella stessa maglia, due maglie alte, una, due catenelle, rientriamo nello stesso spazio, un'altra maglia alta. Questo è lo sviluppo del 17° giro, terminiamolo. 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta sopra le maglie alte, quindi 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e adesso facciamo 1, 2, 3 catenelle. E dove abbiamo il punto
punto V sottostante, quindi le due maglie alte separate da una catenella, facciamo una maglia alta, una catenella, andiamo nella V successiva, una maglia alta. Questo è lo sviluppo del 17° giro. Da qui ripetiamo le 3 catenelle. Lavoriamo le maglie alte e ripetiamo fino alla fine del giro. Terminato il 17° giro, la maglia alta nel punto V, una catenella, ci agganciamo nella terza catenella iniziale del giro, di questo giro. Adesso facciamo il 18° giro. Allora, lo iniziamo in questo modo. Da dove siamo dobbiamo arrivare sopra la prima maglia alta, quindi a maglie bassissime camminiamo dentro alle catenelle di separazione. E raggiungiamo la prima maglia alta, 1, 2, 3 e la maglia alta. Ci alziamo di 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta e adesso lavoriamo ogni maglia alta con una maglia alta. Ce ne rimangono 5 da lavorare, quindi in totale 6 maglie alte, 1, 3. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Prendiamo il filo, entriamo nel primo spazio di 2 catenelle e lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle, nello stesso punto 2 maglie alte, 1 e 2. Senza fare catenelle di separazione, entriamo nelle due maglie sottostanti, nelle due catenelle, due maglie alte, due catenelle e nello stesso punto due maglie alte, una e due. 3 catenelle, 1, 2, 3. Lavoriamo sopra ad ogni maglia alta una maglia alta. Una, due, cinque e sei. Adesso abbiamo le due maglie alte separate da una catenella, facciamo 3 catenelle. E al centro fra le due maglie alte un punto basso, 1, 2, 3 catenelle e ripetiamo una maglia alta sopra ad ogni maglia alta, una Una, due, tre catenelle. Nelle prime due catenelle sottostanti di separazione lavoriamo due maglie alte nel punto V, due catenelle, rientriamo due maglie alte, una e due. Senza fare catenelle di separazione prendiamo il filo nello spazio successivo, due maglie alte, due catenelle, rientriamo nel punto, due maglie alte. 1 e 2, 1, 2, 3 catenelle, una maglia alta sopra ad ogni maglia alta e questo è lo sviluppo del 18° giro. 2, 3, 5 e 6. Ripetiamo fino alla fine del giro. Cominciamo adesso la lavorazione del 19° giro, alla fine del giro, una maglia bassissima nella prima maglia alta iniziale, quindi in questo punto qua nella terza catenella. Sono un po' avvantaggiata e ho iniziato anche la lavorazione della manica. Ho ripreso praticamente da dove siamo arrivati tutti i giri che stiamo facendo adesso, quindi fino ad arrivare all'ultimo. Io adesso vi accompagnerò
fino alla chiusura totale qua del punto, quindi esattamente dove andremo a lavorare le chiusure del motivo. Adesso vi spiego, ecco qua, dove faremo praticamente le ultime 3 maglie alte. La stessa cosa l'andremo a fare adesso sulla parte della maglia e da lì poi sarà tutta una ripetizione dal giro che adesso vi vado ad indicare. Lascerò anche lo schema, ma è tutta una ripetizione del tutorial per la lunghezza che desiderate. Allora, da dove siamo? Iniziamo il 19° punto, giro. Ci alziamo subito di 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta. 1, 2 e 3. Prendiamo il filo, adesso lavoriamo sulle maglie alte una maglia alta. Ok, quindi abbiamo su questo giro di nuovo un totale di 6 maglie alte. Adesso lavoriamo 3 catenelle di separazione. 1, 2 e 3. Andiamo nel punto V successivo, nelle catenelle che abbiamo del punto V sottostante, prendiamo il filo, entriamo e lavoriamo 2 maglie alte. 1, 2, 2 catenelle. 1, 2 catenelle, sì, nello stesso punto 2 maglie alte, 1 e 2, nella prima V. Adesso facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, prendiamo il filo, nella V successiva, quindi nel prossimo gruppo di maglie alte dove abbiamo le catenelle, lavoriamo 2 maglie alte. 1, 2, 2 catenelle e nello stesso punto di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. Ripetiamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, una maglia alta sopra alle 6 maglie alte, quindi 6 maglie alte, 1, 2, 3. 4, 5 e 6. Adesso, senza fare maglie di separazione, saltiamo la maglia bassa del giro sottostante, prendiamo il filo, andiamo nelle maglie alte, 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ripetiamo adesso il nostro motivo. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nella prima V entriamo nelle catenelle di separazione, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Due catenelle nello stesso punto, 2 maglie alte, 1 e 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Entriamo nella V successiva, 2 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo nello stesso punto, 2 maglie alte, 1 e 2. Una, due, tre catenelle, 6 maglie alte, una sopra ad ogni maglia alta, e questo è lo sviluppo del 19° giro. 2, 3, 4, 5 e 6. Non facciamo maglie di separazione, saltiamo la maglia bassa, nelle maglie alte seguenti ripetiamo 6 maglie alte. 1, 2,
2, 3, 4, 5 e 6. Ok. Quindi questo è lo sviluppo del 19° giro. Ripetiamo fino alla fine, ci rivediamo per il 20° giro. Sono alla fine del giro, mi aggancio con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Ok, adesso lavoriamo il 20° giro. Perfetto. Allora, il 20° giro lo iniziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Adesso lavoriamo le maglie alte sopra le maglie alte per un totale di 5 maglie alte in più. Quindi con le catenelle le stesse 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Con le prime 3 catenelle 6 maglie alte. Alla fine del giro qua faremo una diminuzione perché adesso fra gli altri gruppi qua chiuderemo insieme le due maglie, vediamo come. Allora, adesso ripetiamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e lavoriamo nel punto V, un punto V, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Rientriamo in 2 maglie alte, una e 2. Adesso qua abbiamo le 5 catenelle sottostanti, facciamo 3 catenelle, 2 e 3, prendiamo il filo e contiamo 1, 2 nella terza catenella, una maglia alta, 1, 2 e 3, prendiamo il filo, un punto V, 2 maglie alte, 2 catenelle. 2 maglie alte sempre nello stesso punto. Questo stiamo ripetendo il giro che abbiamo fatto in precedenza, vi ricordate? Adesso facciamo, ripetiamo le 3 catenelle, 1, 2 e 3 e lavoriamo le prime 5 maglie alte. 1, 2, 3. 4 e 5. Abbiamo la sesta maglia alta, lavoriamo una maglia alta chiusa a metà, quindi entriamo, agganciamo il filo, chiudiamo solo due punti. Andiamo nell'altro gruppo di maglie alte, sulla prima maglia alta, entriamo, usciamo da due punti, abbiamo tre asole, chiudiamo tutto insieme. Abbiamo fatto una diminuzione sulle maglie, adesso lavoriamo le 5 maglie alte rimanenti con maglie alte. Una, 2, 3, 5. Quindi facciamo una diminuzione. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nel punto V, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. 1, 2, 2 catenelle, 2 maglie alte. 1 e 2. 1, 2, 3 catenelle, abbiamo le 5 catenelle sottostanti, nella terza catenella una maglia alta, 3 catenelle e un punto V, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Punto V lo lavoriamo sempre in questo modo adesso. Questo è lo sviluppo del 20° giro. Andiamo a lavorare il punto V, aumentiamo con la maglia alta e chiudiamo i gruppi di maglie alte facendo questa diminuzione. 3 catenelle, terminiamo il giro. Una maglia alta sulle 5 maglie alte iniziali. 1, 2, 3, 4, 5. Nella sesta maglia alta, una maglia alta a metà. Andiamo nel gruppo di maglie alte successivo, entriamo nella prima maglia alta, una maglia alta a metà. Chiudiamo e adesso lavoriamo le 5 maglie alte restanti. 1, 2, 3, 4 e 5. E ricominciamo. Questo è lo sviluppo del 20° giro, arriviamo alla fine del giro e chiudiamo insieme. Sono alla fine del giro, ho lavorato le prime 5 maglie alte,
Adesso l'ultima maglia alta la lavoro a metà, quindi entro nella sesta, prendo il filo, esco da due punti e non chiudo. Nella terza catenella dell'inizio del giro entro, prendo il filo e chiudo tutto insieme. E ho fatto una diminuzione, quindi ho chiuso queste due maglie insieme. Adesso cominciamo il 21º giro. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Adesso lavoriamo 1, 2, 3, 4 maglie alte, quindi le successive 4, l'ultima non la lavoriamo. Nella prima, 1, 2, 3 e 4. Quindi non lavoriamo l'ultima maglia alta. 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, un punto V, 2 maglie alte. 2 catenelle, 2 maglie alte, 1 e 2, 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, nella maglia alta, lavoriamo maglia alta, 3 catenelle, filo sull'uncinetto e rientriamo nella maglia alta, un'altra maglia alta. Abbiamo già lavorati questi giri. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, un punto V, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo, 2 maglie alte, 1 e 2, 1, 2, 3 catenelle. Qua abbiamo i gruppi di maglie alte, la prima la saltiamo, nella seconda lavoriamo le maglie alte, 1, 2, 3. 4. Qua abbiamo quelle chiuse insieme, 5, che è quella centrale, ricominciamo 1, 2, 3 e 4. L'ultima non la lavoriamo. Quindi stiamo formando il cuore, lasciamo la prima, lasciamo l'ultima maglia senza lavorazione. 1, 2, 3 catenelle, il punto V. 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 1 e 2, 1, 2, 3 catenelle, prendiamo il filo, mi serve dato, nella maglia alta, 3 catenelle, nella stessa maglia un'altra maglia alta. Questo è lo sviluppo del 21º giro, 3 catenelle, un punto V, 2 maglie alte, 2 catenelle, nello stesso punto, 2 maglie alte, 1 e 2, 1, 2, 3. E ricominciamo con le maglie alte, saltiamo la prima, lo facciamo insieme, poi procedete fino alla fine del giro, entriamo nella seconda, una maglia alta. La terza, una maglia alta, nella quarta, nella quinta. Qua abbiamo le maglie chiuse insieme, una maglia alta, quindi siamo a 1, 2, 3, 4 più la maglia centrale e adesso lavoriamo 1, 2, 3 e 4 maglie alte. L'ultima non la lavoriamo. La saltiamo questa. 1, 2, 3 catenelle e ricominciamo con il punto V. Quindi questo è lo sviluppo del 21º giro. Arriviamo alla fine del giro e lavoriamo insieme anche il 22, il 23 e il 24. Poi è tutta una ripetizione, quindi lavoriamo insieme altri 3 giri. Alla fine del giro una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Ok, adesso iniziamo il 22º giro. Ci alziamo di 3 catenelle che sono la prima maglia alta, che è quella centrale gruppi di maglie alte. Adesso lavoriamo le successive 3 maglie alte, quindi l'ultima non la lavoriamo. 1, 2 e 3. Questa non la lavoriamo,
Adesso facciamo, ok, 3 catenelle, 1, 2, 3, nella V un punto V, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Qua abbiamo il punto V con una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, nella prima maglia alta, 2 maglie alte, una e due, 3 catenelle, una, 2 e 3, nella maglia alta successiva, 2 maglie alte, una, 2 e di nuovo 3 catenelle, un punto V, 1, 2 e 3, nella V 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle e adesso lavoriamo le maglie alte, saltando la prima, entriamo nella seconda, ne lavoriamo una, due e tre. Abbiamo la maglia centrale, una maglia centrale, nel gruppo di maglie successivo 3 maglie alte, l'ultima non la lavoriamo. Una, due e tre. Adesso ripetiamo 3 catenelle. E il punto V. Questo è lo sviluppo del 22esimo giro. Lavoriamo tutto in questo modo, saltiamo la prima e saltiamo l'ultima maglia alta delle maglie alte e ci rivediamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Adesso lavoriamo il 23esimo giro. 3 catenelle per iniziare. Abbiamo 3 maglie alte, ne lavoriamo solamente 2. Una e 2. Adesso facciamo 3 catenelle. 1, 2 e 3. Punto V, nel punto V, 2 maglie alte. 2 catenelle, nello stesso punto, 2 maglie alte. Una, due, tre catenelle, nella prima maglia alta una maglia alta, sulla seconda maglia alta una maglia alta, 3 catenelle, nella seconda catenella, qua abbiamo le 3 catenelle sottostanti, nella seconda una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3, sulla prima maglia alta una maglia alta, sulla seconda maglia alta una maglia alta, 3 catenelle, in punto V, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 1 e 2, 1, 2, 3, abbiamo il gruppo di maglie alte, saltiamo la prima, lavoriamo la seconda e la terza, quindi 2 maglie alte, la maglia centrale e 2 maglie alte, 1 e 2. Ripetiamo 3 catenelle e ricominciamo con la V. Questo è lo sviluppo del 23esimo giro. Arriviamo alla fine del giro, facciamo anche l'altro giro insieme. Ho terminato il giro, ho chiuso con una maglia bassissima. Adesso questi grammi di filato che mi rimangono
li voglio utilizzare per la manica. Una l'ho già lavorata, ho calcolato che mi occorrono circa 15 grammi per proseguire un motivo sulla manica. Questi 20 grammi li lascio per questa manica e continuerò adesso, chiuderò il motivo con la microfibra Baci Rubati, però nella tonalità bianca con il Lurex argento, come vi avevo annunciato all'inizio che non sapevo se mi sarebbero bastati 180 grammi, quindi ho 50 grammi di questa microfibra, farò l'ultimo motivo con il bianco, se mi avanza un pochino di bianco riprenderò il bordo delle maniche con il bianco. Eventualmente, se riesco, ma non credo, a farmi avanzare un po' di lilla sull'ultimo giro del bianco, spezzo con il lilla, ma non lo so, devo valutare, ma credo che saranno sufficienti solo per la manica. Quindi io adesso faccio l'ultimo giro della chiusura del punto con la microfibra bianca e procedo con questa. Allora, vediamo l'ultimo giro. La microfibra è un attimo. Dicevo, la microfibra è la solita, quindi è identica, è sempre della Baci Rubati, stesse caratteristiche, stesso spessore, però in un altro colore, nel bianco. Quindi, con questa invece ho realizzato la maglia Top Down Princess, quindi se volete dare un'occhiata vi lascio anche le info dell'altra maglia. Con questo ho realizzato la Prestige e con questo la Princess. Sono molto belle, vi lascio le info, i link nelle info del tutorial. Allora, mi riaggancio con il filo bianco. Guardate che bella che sta avvenendo la nostra blusa. Qua ho chiuso il punto con una maglia bassissima e adesso facciamo insieme l'ultimo giro con la chiusura del motivo, che è il 24esimo, dove andremo a scalare sulle maglie alte e arriveremo con alla fine del giro 3 maglie alte. Poi sarà tutta una ripetizione, vi lascio il numero del giro da cui ripartire per ripetere un altro motivo o eventualmente procedere per la lunghezza che desiderate. È carina anche corta e volendo si può lasciare anche a questa lunghezza qua, se poi magari pensate di portarla d'estate, non so, è carina anche corta con una canotta sotto. Allora, ho chiuso il punto qua nella terza catenella iniziale. Ok, quindi mi riaggancio su questo punto. Lavoro una catenella e anche una maglia bassa per fissare bene il filo. Ok. 3 catenelle, una, due, io nel mio caso ne faccio due perché ho lavorato anche la maglia bassa, quindi sono sufficienti. Lavoro una maglia alta soltanto delle due che ho successive. Una, 3 catenelle, una, due e tre. Filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare il punto V dentro il punto E. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, una e due. Adesso facciamo una, due, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, qua abbiamo le 2 maglie alte. Nella prima maglia alta lavoriamo 2 maglie alte nella prima maglia. Nella seconda maglia una maglia alta, per un totale di 3 maglie alte. Una, due, scusate, ok, una, due, tre, 3 catenelle. Qua abbiamo la maglia alta centrale. Nella maglia alta centrale lavoriamo una maglia alta, 3 catenelle, rientriamo nella maglia alta, una maglia alta, una, due, 3 catenelle, una maglia alta nella prima maglia alta e 2 maglie alte nella seconda maglia alta, una, due,
1, 2, 3, punto V, 2 maglie alte, catenelle, nello stesso punto 2 maglie alte, 1 e 2, 1, 2, 3 catenelle. Saltiamo la prima maglia alta nella seconda maglia alta, nella maglia centrale maglia alta, nella successiva maglia alta, per un totale di 3 maglie alte. Abbiamo chiuso il nostro giro. 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, nella V, 2 maglie alte, 2 catenelle, nello stesso punto rientriamo. 2 maglie alte, 1 e 2, 1, 2, 3 catenelle, nella prima maglia alta 2 maglie alte, 1 e 2, nella seconda maglia alta 1 maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3, nella maglia alta centrale 1 maglia alta, 3 catenelle, rientriamo nella maglia alta, una maglia alta, 1, 2, 3, nella prima maglia alta, una maglia alta, nella seconda maglia alta, 2 maglie alte. Questo è lo sviluppo del 24° giro. Quindi adesso ripetiamo 3 catenelle e chiudiamo col punto V, il nostro motivo. 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, sempre nello stesso punto. Quindi la V si fa, ormai avete capito qua, si fa sempre allo stesso modo. 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Ok, continuiamo fino alla fine del giro. Ho terminato il giro chiuso con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale, che è questa qua dell'inizio del giro. Adesso a maglie bassissime dovete raggiungere il primo punto V, quindi il centro del motivo, e alzarvi di 3 catenelle, che sono la prima maglia alta iniziale. Stiamo lavorando il 25° giro del motivo, nonché l'ultimo del punto a cuore e il primo del cuore successivo. Quindi da questo punto qua vi lascerò nelle info del tutorial il minuto da cui riprendere il tutorial per continuare con la stessa lavorazione fino alla lunghezza che desiderate raggiungere. Allora, 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto, quindi 2 maglie alte. Facciamo adesso il punto V. 2 catenelle, rientriamo nel punto, 2 maglie alte, 1 e 2. Adesso facciamo 3 catenelle e qua abbiamo le 2 maglie alte nella prima maglia e la maglia alta nella maglia successiva. Nella prima maglia alta una maglia alta, nella seconda maglia alta 2 maglie alte, nella terza maglia alta una maglia alta. Facciamo il giro con i primi aumenti sulle maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle. Qua abbiamo il punto V con le 3 catenelle di separazione, entriamo nella prima maglia alta, una maglia alta, 2 catenelle, nelle catenelle di separazione 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, nell'ultima maglia alta una maglia alta. Adesso ripetiamo. 3 catenelle, 1, 2 e 3, prendiamo il filo, nella prima maglia alta una maglia alta, nella maglia centrale 2 maglie alte, nella terza maglia alta una maglia alta. Quindi questo è lo sviluppo del 25° giro del motivo, nonché l'ultimo del punto cuore dove facciamo la maglia bassa sulle 3 maglie alte per formare la punta e l'inizio del nuovo motivo. 3 catenelle, 1, 2 e
e 3, un punto V nel punto V. Una, due maglie alte, due catenelle e due maglie alte. Una e due. Una, due, tre catenelle. Qua abbiamo le tre maglie alte. Nella seconda maglia alta una maglia bassa, una, due, tre, un punto V nel punto V, quindi due maglie alte, una, due, due catenelle, rientriamo nella V, due maglie alte, una e due, una, due, 3 catenelle, le 3 maglie alte sottostanti, una maglia alta nella prima maglia alta, 2 maglie alte nella maglia alta centrale, quindi la seconda, una e due, una maglia alta sulla terza maglia alta. Una, due, 3 catenelle, facciamo anche questo punto insieme, una maglia alta sulla prima maglia alta della V successiva, 2 catenelle, al centro della V 2 maglie alte, 2 catenelle, nella seconda maglia alta una maglia alta, una, due, 3 catenelle, una maglia alta sulla prima maglia alta, 2 maglie alte nella seconda maglia alta, una maglia alta sulla terza maglia alta, 3 catenelle e un punto V nel punto V, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, nello stesso punto 2 maglie alte, una e due. Quindi questo è lo sviluppo di questo giro, arriviamo alla fine del giro. Eccomi qua, sono alla fine del giro, chiudiamo insieme il punto perché abbiamo iniziato dal punto V. Ho le tre maglie alte sottostanti, quindi faccio le mie 3 catenelle nella seconda maglia alta, dove ho praticamente iniziato il giro. Entro, una maglia bassa, una, due, 3 catenelle, una maglia bassissima nella prima maglia alta iniziale, quindi nella terza catenella, nel mio caso nella seconda perché ho fatto una maglia bassa e 2 catenelle. Ok, adesso il giro successivo, che è il 26° giro, inizia al centro del punto V, quindi maglia bassissima e raggiungete il centro della V, 3 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle e 2 maglie alte e ripetiamo il punto V. Una e due. Stiamo praticamente ricominciando dal 15° giro, quindi ora è tutta una ripetizione per la lunghezza che desiderate della vostra blusa. Io vi lascio nelle info, troverete una scritta, vi lascio con scritto riferimento al minuto dove troverete il 15° giro. Quindi vi lascerò scritto 15° giro per ripetizione e cliccate sul minuto che vi lascio. Ci potete cliccare, il tutorial automaticamente parte da quel minuto lì e continuate con i giri fino alla vostra lunghezza. Prima di lasciarvi, vi voglio mostrare anche come fare la manica, quindi come riprendere la manica. Anche per la manica vi lascio il minuto da dove ripetere il numero, il giro numero per ricominciare con la vostra lavorazione. Allora, noi la manica l'abbiamo sospesa esattamente dove abbiamo. Allora, qua siamo sul giro. Un attimo che controllo. Sul 16° giro, quindi dall'inizio della maglia da sotto lo sbraccio abbiamo ricominciato dal 17°, quindi abbiamo terminato sul 16°, che è un giro avanti a quello che dovete riprendere adesso per fare il vostro, per continuare la vostra maglia. Allora,
Qua abbiamo le due maglie alte separate da una catenella dove abbiamo unito il giro per ricominciare il motivo sulla maglia. Quindi noi ripartiamo da qua. Allora, per ricominciare, entriamo direttamente, qua abbiamo il punto di unione, ok? Qua abbiamo le maglie alta, catenella, maglia alta, maglia alta, catenella, maglia alta, dove abbiamo fatto anche una catenella di separazione. Allora, il giro lo iniziamo direttamente è come se questa maglia alta qua fosse l'inizio del giro. Quindi noi adesso dobbiamo unire questi due punti V, andando a lavorare una maglia alta, una catenella, una maglia alta che già abbiamo e agganciarci su quest'altra V con maglia alta, catenella, maglia alta. Quindi facciamo in questo modo. Perché noi intorno al braccio questo giro lo dobbiamo ancora iniziare. Abbiamo sì già le maglie alte, ma sono quelle che abbiamo ripreso per la maglia. Quindi ci agganciamo, qua abbiamo maglia alta, catenella, maglia alta e poi il punto V. Qui la catenella che abbiamo fatto di separazione nella maglia alta, ci agganciamo, che è come se l'avessimo già lavorata nel primo punto V, e blocchiamo il nostro filo. Maglia bassa per assicurarmi la chiusura del punto. Ok. Adesso, senza fare maglie di separazione, prendo il filo, vado direttamente nell'altro punto V e lavoro la mia maglia alta, una catenella e una maglia alta e comincio il mio giro. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Prendiamo il filo, qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte sottostanti. Da 5 aumentiamo a 6. Nella prima maglia alta, nella seconda un'altra maglia alta, nella maglia centrale 2 maglie alte, una e due. Nella maglia successiva una maglia alta e nella maglia ultima una maglia alta. Questo è l'inizio del giro. Adesso abbiamo una, due, tre catenelle. Qua abbiamo la maglia alta centrale. Entriamo nella maglia alta centrale e lavoriamo maglia alta, 3 catenelle, una, due e tre. Nella stessa maglia rientriamo maglia alta. Quindi un aumento nella maglia alta centrale, maglia alta, catenelle, maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Un aumento sul gruppo di maglie alte, una maglia alta nella prima, una maglia alta nella seconda, una, due maglie alte nella terza maglia alta, una e due. Una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta nell'ultima maglia alta. Quindi stiamo lavorando, vi lascio il minuto del tutorial per ricontrollarlo, il sedicesimo giro. 1, 2, 3 catenelle, nella V, un punto V con una maglia alta, una catenella, rientriamo una maglia alta. Non facciamo catenelle di separazione, andiamo nel punto V successivo, maglia alta, una catenella, una maglia alta. Ricominciamo con 3 catenelle. Qui abbiamo le 5 maglie alte, diventano 6. Facciamo l'aumento al centro, quindi lavoriamo 2 maglie alte, una sopra ogni maglia alta. Nella terza maglia alta lavoriamo 2 maglie alte, quindi un aumento, una e un'altra maglia alta nella stessa maglia. E le ultime due le lavoriamo ognuna con una maglia alta, una e due, per un totale di 6 maglie alte. 1, 2, 3 catenelle. Qua abbiamo la maglia alta, nella maglia alta una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. 1, 2, 3 nella maglia alta. Una maglia alta, nella seconda maglia alta una maglia alta, nella terza due maglie alte, una e due, nella quarta una maglia alta e nella quinta una maglia alta. Ricominciamo
per un totale di 6 maglie alte. Quindi questo è lo sviluppo del giro. Arrivo alla fine, tanto sono arrivata perché lo sbraccio che ho fatto io è piccolo, quindi una, due, tre catenelle, nella V entriamo e facciamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta, andiamo nella V successiva, entriamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta e chiudiamo questo giro con una maglia bassissima dove abbiamo agganciato il nostro filo. Quindi qua io all'inizio del giro entro e lavoro una maglia bassissima e questo è il riavvio per lavorare la manica. Da questo giro qua dovrete lavorare il 17° giro che comincia al centro del punto V. Quindi una maglia bassissima nella prima maglia alta, una maglia bassissima al centro del punto V, 3 catenelle, 1, 2 e 3, 1, 2, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, una maglia alta sopra ad ogni maglia alta. Il 17° giro, vi lascio nelle info box del tutorial il minuto del 17° giro per la manica eccolo qua, del 15° giro per continuare la maglia. Quindi al 15° giro continuerete la lunghezza della maglia, al 17° continuerete la lunghezza della manica e così via per la lunghezza che desiderate. Io termino la mia maglia e mi ricollego con voi per il risultato finale. Tutti i grammi del filato che avevo a disposizione, quindi 50 grammi, me ne sono rimasti davvero, ma forse mezzo metro nemmeno, l'ho veramente finiti. Con l'ultimo giro ho lavorato in più da dove vi ho lasciato, quindi dal primo giro bianco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri totali. Quindi ho terminato il filato, quindi mi sono fermata con la lavorazione. La manica, sono arrivata alla fine del motivo, vedete? Ho terminato la punta del cuore, questo è come scende la manica con queste puntine molto asimmetrica, è molto morbida e ha veramente, vi assicuro, un bellissimo effetto indossata. Mi piace moltissimo, spero anche a voi. Vi mostro il risultato e vi mando un bacio grandissimo e vi aspetto sul mio canale per le prossime novità. Ciao a tutti, a presto!